Che tipo di genere musicale ti piace proporre? Allora, a me piace molto lo stile retro, mi piace molto Nina Zilli, Mina, Simona Molinari, poi mi adeguo in realtà ad ogni genere, però diciamo che la musica che preferisco è questa, tipo anni un po' 50, così, mi piace un sacco. Io anni fa, quando facevo DJ, mi ero fissato, tra virgolette, su un'idea che il futuro della musica è nel passato. È vero, concordo pienamente. Mi permetto di dire, con tutto rispetto per le nuove produzioni, i nuovi artisti che, però, cioè, ma non solo nella musica classica, ma nella musica degli anni passati, che sono, credo, molto interessanti. Io apprezzo tantissimo ultimamente un cantante che si chiama Sagirei, che rivisita le Le canzoni, canzoni, sì. sì, anni 90, dance, in acustica, In quindi acustica. solo voce e chitarra, e lo trovo straordinario. Infatti nel mio repertorio c'è anche lui con le sue canzoni, tipo la musica, quella della pubblicità di Intimissimi, tipo, Sì, ecco, chi non la certo. conosce, quella l'hanno vista tutti, penso, però la rende molto, molto dolce. Sì, Sì. molto. Ma parlando di tracce, di canzoni, posso chiederti una esecuzione? Oddio, un pezzettino però, un Certo. pezzettino. Io spero di non dare un'altra stecca come l'altra sera, perché sennò veramente. Aspetta, metto il beep Ecco, sotto lo schermo. ecco sì, per favore mettilo. Dai, No, Martina. vabbè. Canto parole, parole di Mina. Va bene. Vado. Ok, Certo. che cosa sei? Che cosa sei? Che cosa sei? Cosa sei? Non cambi mai, non cambi mai, non cambi mai, proprio mai. Ecco, basta così. Mi applauso piccolo perché sono uno, però Vabbè, era una complimenti. piccola strofa, niente di Ah, è che, però molto ecco. piacevole. Ci sono comunque anche delle tracce evergreen o sempreverdi come questa qui che mi hai cantato. Guarda, ce ne sono secondo me tantissime. Adesso, nello specifico, se mi chiedi proprio il titolo, non mi vengono perché Come obiettivamente sono talmente dicevamo prima. tante. Sì, ecco, ogni volta che mi viene fatta una domanda specifica. No, nella testa niente, vuoto, il vuoto totale. Sicuramente, finita l'intervista, mi verranno in mente tutta una serie di canzoni, però ormai niente, vabbè, metterei come sottotitoli magari a Martina, poi sono venute in mente tutte le canzoni. Ecco. Chi è, a tuo punto di vista, un grande artista? Zucchero. Io lo adoro. Sì, eh? Io. Ne parlavamo quando ci siamo conosciuti, però ne riparliamo in telecamera. Sì, no, mi piace definire la cosa come. Allora, diciamo che mia zia mi ha cresciuto a pane e zucchero. Ecco, ha iniziato a farmi sentire le canzoni sue da piccolissima e quindi io mi sono appassionata. Adesso un pochettino ha perso, lo continuo a seguire, compro tutti quanti i CD, ascolto tutte le canzoni, le so tutte quante a memoria. Però mi piaceva più che altro il vecchio zucchero. Anche stasera mia sorella mi ha detto, dice, quale canzoni possiamo scaricare a papà, no, per l'MP3? E io ho fatto proprio il nome di zucchero. Ci sono poi delle canzoni sue che mi trasmettono tantissimo. Una delle più recenti è Oltre le rive. E ho sempre detto, qualora dovessi sposarmi, io voglio Oltre le rive. Non voglio la marcia nuziale, voglio Oltre le rive. Perché la trovo meravigliosa, romanticissima. E una frase dice, ovunque sei, sarai per sempre, e ovunque sei, sarò per sempre. E la trovo meravigliosa. Ti credo. Ti
Ti piace anche cantare nell'unplugged, cioè suonare su chitarra e voce? Io purtroppo non suono. Cantare su chitarra e voce? Ah, scusami, sì. Non ho capito. Sì, sì, assolutamente sì. È un interessante, secondo me. Sì. Più vero. Sì, infatti sì, penso anch'io. Sia un po' più autentico, sì. Hai mai... Questa è una domanda tosta. Questa è una chicca. Oddio. Hai mai ricevuto una serenata? Una serenata... No. Quest'estate, però, dopo aver insistito parecchio, il mio fidanzato mi ha più o meno cantato una canzone. Era con altri suoi amici, però è stata una cosa carina perché so quanto gli è costata, una persona molto, molto riservata, molto chiusa, e quindi il fatto che abbia, capito, provato comunque a cantare questa canzone ha fatto tanto piacere. Secondo te la voce conquista? Sì. In tutti la i sensi, proprio dici? Sia comunicazione, perché... Sai, parli con una persona che ha una voce interessante, è una piccola conquista, mi segui? Sì. E la voce musicale? Per me no, per me è molto molto importante, a parte il canto, proprio la tonalità di voce mi comunica tantissimo, una voce squillante, una voce più profonda, no? Mi piacciono molto le voci... profonde, un po' gutturali, così. Un po' a diaframma. Sì, anche. Ciao. Esatto. Più o meno. Che sogni artistici hai? In che senso? Nel senso, musicalmente, che cosa vorresti raggiungere? Io non ci ho mai pensato granché, perché fondamentalmente mi piace cantare, quindi se posso cantare lo faccio molto volentieri. E logicamente mi sarebbe piaciuto comunque avere dei trampolini in più, però poi non sono molto sicura di me caratterialmente, quindi non credo di essere abbastanza brava per un sacco di gente quando mi sente canticchiare al bar mi dice no, perché non provi a fare X Factor, perché non vai Amici, perché non fai The Voice, perché non fai qui, perché non fai là, perché non credo di essere abbastanza brava. Mi piacerebbe. È riduttiva, però, secondo te, artisticamente, la modestia? Perché questa è modestia. No. Secondo me sì. No, guarda, io mi trovo 1500 difetti al secondo, proprio non è modestia la mia, nel senso che, cioè, riconosco, sono intonata, a parte quando ho fatto le stecche, però ho un timbro magari carino, poi però vedo anche, no? I provini, per esempio, di X Factor o no, comunque di queste trasmissioni. Spesso magari ci sono anche persone che sanno cantare, ma in quel momento no, non eseguono al meglio il pezzo per via dell'emozione, qualsiasi fattore esterno. Mm-hmm. E poi vengono presi in giro, perché io sono la prima che, ma non con cattiveria, bonariamente dice magari, ah, però quella persona, cioè, è ridicola, oppure quella persona non ha una bella voce. Mi dispiacerebbe tanto essere bollata per quella che magari non sa cantare, o per quella che dice, vabbè, che ci è andata a fare il programma. Bisogna avere, secondo te, anche una certa faccia tosta, sì, per cantare. Sì. Io se vado a un concerto, tutti mi dicono, no? Dice, tu vai lì, non ti importa, canti e basta. È vero, in realtà maschera anche una timidezza fondamentalmente, un'insicurezza, però andare su una trasmissione metterebbe un po' pensiero. Magari mi riuscirebbe più facile se, adesso ho il gruppo, no? Attenzione, andrai in trasmissione, nel piccolo, però andrai su YouTube, sì, in trasmissione. Sì. Però per dire, no? Certo. Cioè, mi preoccuperebbe un po', sì. Cioè, avrei
meno paura se, per esempio, mi esibissi con qualcun altro, magari un duetto o comunque con un gruppo, non io da sola come singola. Allora forse qualcosa. Parlando di canto, secondo te le persone in generale in macchina cantano? Ah, è fantastico, guarda, questa è una cosa che tenevo a dirti. Io in macchina canto tantissimo, faccio certi concerti in macchina che non te ne fai neanche un'idea. Adoro. Quando ho un particolare stato d'animo, depresso, malinconico, io prendo la macchina e faccio giri a vuoto. E canti. E canto. Canto da morire. E mi piace tantissimo, perché mi scarica. Veramente, le canzoni come mi vengono cantate in macchina, cioè, ai concerti me li sogno. Veramente. È una cosa impressionante. È liberazione. Sì, sì. Emotiva. Sì. Sì. Assolutamente sì, adoro. Interessante. Contattiamo, diciamo, tutti che se volete ascoltare dei concerti in macchina, guardate bene le macchine, se vedete cantare in macchina, sapete. Sì, io adoro anche vedere quando sorpassi magari una macchina e vedi la persona che canta, perché mi succede spessissimo, no? Trovi proprio le persone che si liberano, è una cosa liberatoria. Certo. E quindi mi fa piacere, sfogo, io non è che sono matta solo io, allora cantano tutti. Ma io credo che sia come scrivere dei testi da soli, oppure come parlare da soli. Io penso sia una liberazione, credo. Sì. E il canto in qualche modo è una liberazione. Io tra l'altro scrivevo anche i testi un sì? tempo, sì, scrivevo le poesie, perché sì, c'ho all'attivo anche qualche concorso, ho iniziato a vincere concorsi da piccola di poesia, letterari, cinematografia, così. Ottimo. Allora cara, siamo giunti alla fine di questa puntata. Bene. Io ti ringrazio tantissimo. Grazie tanto a te. Dammi un bacio. No. Rimani. Ah, ok. Spero che sia stata bene. Benissimo, grazie. Un piacerissimo. E ricordo a tutti il canale YouTube, che è youtube.com/thepourparler. Ascoltate la musica. Cantate in macchina. Assolutamente. Assolutamente. E buona vita a tutti. Ciao ciao.